Buonasera a tutti. A nome del direttivo di AIST Onlus, vi do il benvenuto a questo primo webinar del 2022. Abbiamo l'onore di avere uno dei principali professionisti di sindrome di Tourette a livello internazionale, il professor Andrea Eugenio Cavanna, responsabile del Centro Tourette presso il Dipartimento di Neuropsichiatria di Birmingham, ricercatore che ha pubblicato centinaia di articoli in ambito di neurologia comportamentale e della neuropsichiatria, con particolare attenzione agli aspetti comportamentali dei disturbi del movimento e dell'epilessia. Il professor Cavanna ci parlerà delle terapie farmacologiche per la sindrome di Tourette. Vi ricordo che se avete domande da porre al professore potete scriverle in chat. Cercheremo al termine dell'intervento di rispondere nei limiti del tempo a disposizione. Carissimo professore, a lei la parola. Molte grazie per questa introduzione, grazie per l'invito e complimenti a voi dell'Associazione Italiana della Sindrome di Tourette e che dire, molto apprezzato la vostra professionalità, la vostra cortesia, a partire dalla dottoressa Comasini che mi ha contattato e per me è sempre un grande piacere, oltre che un onore poter parlare soprattutto a un'audience italiana. Dunque, ho preparato qualche diapositiva per condividere con voi qualche idea sulla terapia, in particolar modo farmacologica, dei disturbi da tic, della sindrome di Tourette. Ho diviso questo breve intervento in cinque parti. Prima una sorta di introduzione su che cosa sono e cosa vuol dire avere i tic oggi. Poi cercherò di dire qualcosa sulla qualità della vita e su come i tic possono compromettere o comunque cambiare diversi aspetti della vita e quindi in qualche modo indirizzare la modalità e l'obiettivo degli interventi terapeutici. Spenderò un paio di parole di più sulle terapie comportamentali e poi mi concentrerò, come il titolo vuole, sulla farmacoterapia, quindi i farmaci che vengono spesso utilizzati come prima linea per il trattamento dei tic. E infine, per i coraggiosi che seguiranno fino in fondo, un breve quiz nel quale vi potete rilassare perché non c'è in palio nessun premio, nessuna punizione, ma è solo per condividere qualche riflessione più leggera alla fine. Allora, ci tenevo a dire qualcosa sui disturbi da tic oggi. Cosa vuol dire avere i tic oggi? Beh, intanto sono un disturbo neurologico, disturbo del movimento e quando il paziente presenta i tic, no? Disturbo dello sviluppo, quindi già da bambino e così via, bisogna decidere se intervenire, no? E il primo intervento, la prima linea è questa, quella che si chiama, con un termine un po' pomposo, psicoeducazione, che vuol dire fornire delle informazioni, spiegare cosa sta succedendo, no? Al paziente, alla famiglia, alla scuola, eccetera. E poi sulla base del decorso, quando i tic diventano più complessi, più gravi, vi è spesso necessità di ulteriori interventi, altre linee di trattamento. Ça va sans dire, quando i tic sono gravi, sono severi, sono frequenti, ci sono problemi di natura fisica, no? Subentrano sintomi dolorosi, eccetera. E quindi l'intervento è più complicato. Ma spesso, e questo si vede anche negli ambulatori specialistici, dove pazienti con quadri più gravi vengono inviati, spesso si assiste a pazienti con tic che non hanno necessariamente tic molto frequenti o molto gravi, molto di intensità molto elevata, che però presentano grave compromissione della loro qualità della vita e quindi sono compromessi, no, dal presentare questi tic. Ecco, per questi ultimi pazienti spesso è proprio la psicoeducazione, comunque fornire informazioni, è la terapia migliore, non c'è necessità di l'altro che questo. Questo è un piccolo disegno di una collega psicologa
Sinéad Anderson. L'ho tradotto in italiano, sono due scienziati. E uno dice: ho appena inventato un nuovo farmaco per la cura dei tic. E l'altro risponde: farà cessare tutti i pazienti con sindrome di Tourette? Risposta: no, è un farmaco che farà accettare i tic a tutti gli altri. Quindi già si suggerisce che in certi casi la migliore comprensione, no, degli eventi è sufficiente per migliorare la qualità di vita. Ovviamente questo non vale quando i tic causano dolore fisico e compromissione fisica, come abbiamo detto, ma anche forse non è sufficiente perché non si può costringere gli altri ad accettare i tic. No, questo è un qualcosa che sfugge e sfuggirà sempre, temo, credo, al nostro controllo. E quindi è bene pensare a cosa vuol dire avere i tic nella società di oggi. E cos'è la società di oggi? Beh, una società dove, sappiamo bene tutti, no? Si vive interconnessi, bene o male, che questo sia un bene o sia un male, e poi si vive molto di riflesso delle opinioni altrui. E questo discorso è entrato nella letteratura scientifica, la famosa lettera scarlatta, quindi dalla letteratura, diciamo, dei romanzi, fino all'epilessia. Questo è un lavoro del 2000, pubblicato sull'Urology, dove si parla della lettera scarlatta, che non è la A di adultera, ma è la E di epilessia. E Marta Morrell spiega, lei è una delle maggiori esperte a livello mondiale sullo stigma nell'epilessia, no? Spiega come avere sintomi neurologici, che siano crisi epilettiche, che siano tic, in una società che è percepita come giudicante, spesso condiziona pesantemente, no, la qualità della vita, indipendentemente dalla frequenza delle crisi o dall'intensità dei tic. E io credo che questo non si possa sottovalutare. Beh, non lo vedo anche nella mia realtà quotidiana, qua a Birmingham, negli ambulatori, no? E in particolare è nata tutta una letteratura negli ultimi 10 anni sul possibile o negativo che hanno i social media. E quindi una piattaforma alla quale siamo costantemente esposti. E il rischio è quello di sentirsi giudicati, no? Quello di considerare se stessi sulla base del riscontro che si ha presso gli altri. E se non ci si forma un ideale, che è un ideale senza i tic, ovviamente, si viene pesantemente osteggiati, si percepisce questa ostilità e questo può diventare un problema ancora maggiore che i tic. Sono stati coniati termini, no, nella letteratura anglosassone, questo FOMO, queste aberrazioni, fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori. E questo la dice lunga su come la qualità della vita dipende oggi dalle interazioni sociali, dalle opinioni, i like, no, tutte queste piattaforme di social media. Detto da uno che non è un esperto in materia perché non li utilizzo, però vedendone i pazienti quotidianamente queste realtà non posso fare a meno di nominarle. E non posso fare a meno anche di pensare che in fondo è stato detto, non sono il primo a dirlo, che potremmo essere davanti a una forma di regressione da questo punto di vista. Storicamente la critica letteraria, no, ha sostenuto che si è passati da una cultura tribale di tipo omerico, che era una cultura della vergogna, dove ci si vergognava del giudizio altrui, a una cultura della colpa, dove l'uomo ha sviluppato un senso morale ed è diventato giudice di se stesso, senza dipendere dal like. Ecco, questo purtroppo per il diffondersi dei social media sembra che si stia facendo un'inversione a U su questo, che stia tornando più a dare peso, forse un peso ingiustificato, però un peso a questa dimensione sociale. Per chi è etica, questo temo che sia fondamentale, perché è una cosa che ci caratterizza e che viene percepita immediatamente in base alla quale veniamo giudicati, e se non siamo immunizzati da questo tipo di assalto, è facile che si presenti disagio, sofferenza, anche in chi ha tic lievi. Come
Concludo questa breve introduzione con Socrate. Allora, questa è un'altra vignetta di taglio filosofico pop. Socrate torna in vita oggi, gli viene presentato internet, social media, e questa è la sezione dei commenti che consente un dialogo aperto a livello globale. E Socrate risponde: fantastico, finalmente una piazza globale dove pubblicare le migliori idee. Sembra una cosa ottima. Poi Socrate guarda che tipo di contenuti popolano questi social media. Dice: non è che per caso avete della cicuta? Alla fine rimane un po' deluso dai suoi discendenti. E questo, diciamo, è un po' un prologo, no, all'introduzione vera e propria, che è il discorso sulla qualità della vita. E ho già detto, diciamo, il concetto mentale, che non è necessariamente la severità o la frequenza dei tic a determinare l'impatto sulla qualità della vita, il disagio, la sofferenza e quindi la necessità di interventi terapeutici. La prima scala, atta a misurare la qualità della vita specifica per i pazienti con sindrome di Gilles de la Tourette è stata sviluppata nel 2008 e pubblicata su Neurology in lingua inglese, è rivolta ai pazienti di età adulta. E, diciamo, è il risultato di uno studio durato anni, in base al quale sono state raccolte le opinioni di centinaia di pazienti, in particolare in Inghilterra, con sindrome di Tourette, che riferivano quali aree della vita quotidiana veniva ad essere commessa dalla presenza dei tic e dei disturbi correlati ai tic. No? La sindrome di Tourette si hanno disturbi comportamentali nella maggior parte dei casi. E alla fine si è visto che ci sono quattro domini fondamentalmente della qualità di vita che possono essere intaccati. Solamente uno, quello fisico, è legato alla presenza, severità, intensità, frequenza dei tic. Gli altri tre domini sono legati ad altri aspetti, molti di natura psicologica e sociale, direi, no? E quindi sensazione di non essere in controllo della propria vita, sentirsi soli, isolati, non compresi e così via. Tutte cose che con quella psychoeducation o psicoeducazione, come chiamano qua, sono risolvibili con un po' di lavoro. E poi altri aspetti, l'ossessionalità, quindi l'ossessività, no? Disturbo ossessivo-compulsivo, tic correlato, tic cognitivi, bambini con tic, disturbo di attenzione, iperattività, eccetera. Da quando è stata pubblicata questa scala, c'è stato un aumento, no, degli studi condotti in popolazioni pediatriche e adulte su quali ambiti della qualità di vita vengono a essere intaccati dai tic, e quindi si è in qualche modo avuto una misura, no, ed è un qualcosa che è stato derivato dai pazienti, quindi ascoltando, dando voce ai pazienti, quali aspetti della vita di tutti i giorni sono meritevoli di attenzione e di intervento. Di nuovo, a una platea italiana, no? Ci tengo a sottolineare che la versione per i bambini e per gli adolescenti è stata pubblicata per la prima volta in lingua italiana, quindi è una scala pubblicata quasi 10 anni fa, che è stata tradotta poi in lingua inglese nel 2016, adesso è disponibile, è utilizzata anche nella versione pediatrica in tutto il mondo. E questi sono solo alcuni degli esempi degli studi condotti in collaborazione spesso con centri italiani, no? Utilizzando queste scale. Prima di aggredire i farmaci, volevo ancora dire un paio di parole, non di più perché non sono un esperto, sulle terapie comportamentali. Un lavoro di una decina di anni fa, quando si era fatta una rassegna dei vari approcci non farmacologici, quindi terapia fisica, comportamentale, ma non con farmaci e per i tic, si era visto che nel corso del tempo sono stati provati diversi presidi, diciamo, di tipo comportamentale. Alcuni con nomi esoterici, questa Must Negative Practice non ha niente a che vedere con le messe nere, nonostante il nome, eccetera, però per esempio è un tentativo di esaurire i tic, cioè veniva chiesto ai pazienti di
effettuare, no? Lasciare i tic che si esprimessero senza controllarli, anzi potenziandoli per un determinato tempo, qualche minuto, nel tentativo di esaurirli, no? Per così dire, di cercare di esaurire il serbatoio dei tic, che si è visto che non funzionava, no? Poi dopo i pazienti continuavano ad avere tic anche dopo questo esercizio. E poi vedete l'automonitoraggio, il training, il rilassamento. Ma in generale devo dire che la distrazione, ad esempio, è ancora a tutt'oggi uno dei meccanismi comportamentali, se vogliamo, più efficaci. Il fatto di riuscire a concentrarsi, soprattutto se la concentrazione coinvolge sia la mente che il corpo, quindi quando si usano le mani, si hanno le mani impegnate mentre si fa qualcosa che richiede concentrazione. Ecco, questo tipo di distrazione sembra essere correlato in molti pazienti a un miglioramento generalizzato dei tic, transitorio però generalizzato. E poi vengono le due tecniche che sono di più largo utilizzo oggi, no? Questa exposure and response prevention, quando si espone il paziente all'urgenza. Da tic, quindi la necessità fisica di esprimere il tic, e si chiede al paziente di sopprimere, no, per tempi progressivamente più lunghi, di allenare, no, questa capacità di soppressione rivolta a tutti i tic. E poi l'habit reversal training, che è forse la tecnica più studiata, sviluppata soprattutto in Nord America, e componente essenziale di questo CBIT, Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, no? Un intervento comportamentale complesso, comprensivo per i tic. E i dati, diciamo che danno risultati abbastanza incoraggianti, anche se persino nei centri migliori, questi sono gli studi più importanti della prima generazione, no, di questo tipo di studi, anche nei centri dove è stata sviluppata dell'habit reversal training, si è trovato che circa un 60% di bambini, un 40% di adulti traggono giovamento da questa cosa. E questi sono i lavori. Un lavoro più recente che trae le somme da questi interventi di tipo comportamentale dice è necessario che il bambino sia in grado di identificare l'urgenza da tic. Quindi si richiede un livello di insight, di autoconsapevolezza abbastanza avanzato. E poi la creazione di cosiddette responses, quindi delle azioni che sono incompatibili, dei movimenti o delle contrazioni muscolari che sono incompatibili con il tic che si vuole frenare. E quindi il bambino, il paziente, ogni volta che sente l'urgenza per un particolare tic, cerca di frenarlo utilizzando un altro movimento, contrazione, al posto del tic. È difficile a dirsi che a farsi, già non è semplice da descrivere, ma da effettuare si è visto che in diversi centri i risultati sono spesso limitati, anche perché così facendo, no, si obbliga a non esercitare la distrazione, perché la tecnica richiede al contrario di focalizzarsi su un particolare tic che si vuole combattere, quindi bisogna in qualche modo rimanere o arrivare al punto da essere cliente di ogni singola occorrenza di quel tic per frenarlo con la risposta alla competing response, la risposta di competizione. E quindi in generale queste tecniche, diciamo, più utilizzate oggi cercano di frenare l'esecuzione del tic a questo livello, no? Quando il paziente ha l'urgenza da tic, ma non effettua il tic, il movimento, la contrazione o il suono, se è un tic vocale, e può resistere all'urgenza per tempi più lunghi se utilizza questa risposta alternativa, questa competing response al posto del tic. E alla fine la teoria vuole che si dovrebbe abituare all'urgenza da tic senza effettuare il tic. L'altra tecnica, l'exposure and response prevention, come ho già detto, lavora più o meno allo stesso livello, ma è indirizzata a tutti i tic, non a uno in particolare, a tutti quanti, e si allena la capacità del paziente di sopprimere per
per tempi progressivamente più lunghi tutti i tic. Quindi questo è l'habit aversal training con un po' di esempi di queste risposte alternative al tic. E questa è una vignetta che illustra quanto sia dura da effettuare delle volte l'exposure and response prevention, quando si chiede di sopprimere, di resistere a tutte le urgenze è come dovere confrontare allo stesso tempo, no, la paura dell'altitudine, dei serpenti e del buio, no? Messo in questa camera sospesa con i serpenti dentro, dice. Situazione veramente disagevole, non facile da perseguire alla lunga. Queste sono, diciamo, breve panoramica con ipersemplificazioni che gli esperti considererebbero giustamente inaccettabili sulle terapie comportamentali, però ci tenevo prima di partire in quarta con i farmaci a dare qualche indicazione su cosa c'è di altro intorno. Quando si parla di farmaci, e questo è un po' il nocciolo di questo breve intervento, bisogna innanzitutto chiarire se si rivolge ai farmaci utilizzati per il trattamento dei tic di per sé, oppure a farmaci che vengono utilizzati spesso in pazienti con disturbi da tic, ma non tanto per frenare i tic, quanto piuttosto per migliorare aspetti comportamentali, quindi delle cosiddette comorbidità psichiatriche, come vengono di nuovo pomposamente chiamate. E queste sono principalmente il disturbo ossessivo-compulsivo e la sindrome ADHD, che ormai l'acronimo inglese è ben noto. E alcuni farmaci consentono di simultaneamente aggredire sia i tic che certi sintomi comportamentali. E spenderò qualche parola su questo. Vedete già che gli alfa-2 agonisti come clonidina e guanfacina hanno anche una certa efficacia per l'ADHD. Ci sono studi anche per l'efficacia di questi farmaci in pazienti con ADHD senza i tic, quindi è abbastanza ben documentato. Parimenti, quelli che vengono chiamati antipsicotici atipici, e che sono in realtà farmaci antidopaminergici, agiscono a livello dei recettori della dopamina e non vengono utilizzati solamente per psicosi o sintomi psicotici o schizofrenia o tutt'altro. Ebbene, questi, vedete, vengono utilizzati spesso anche in prima linea per i tic e anche per disturbo ossessivo compulsivo tic correlato. In generale, quando parliamo di farmacoterapia dei tic, io faccio riferimento anche agli studenti stranieri alla mappa dell'impero romano nella sua massima espansione. Perché? Beh, perché avevano mappato, no, il territorio con grande precisione per l'epoca, però tutto ciò che era fuori dai confini del territorio era ancora misterioso e incuteva un certo timore. E veniva definito come hic sunt leones. Là fuori c'è la natura selvaggia e non ci addentriamo. E la terapia farmacologica della Tourette è molto simile a questo scenario. Abbiamo una mappa di certi territori dove per certi farmaci, abbiamo un certo numero di studi, trial clinici randomizzati, quello che volete, e per molti altri farmaci siamo nella situazione dei confini dell'impero e sappiamo poco o niente a livello di evidenze cliniche, quindi di studi scientifici. La prima decisione che dovrebbe essere basata su un mix tra linee guida e esperienza e capacità del clinico è quella tra il trattare e il non trattare. Ho già detto qualcosa all'inizio, no? Parlando dei tic che possono essere meno gravi, meno frequenti, però in un certo contesto socioculturale possono compromettere fortemente la qualità della vita. Di contro, a tic che causano danno fisico, tensione muscolare o danni delle volte anche osteoarticolari, quindi richiedono necessariamente interventi più invasivi.
Le cose spesso sono un po' una via di mezzo, nel senso che non abbiamo sempre quadri che sono bianchi o neri, ma nella stragrande maggioranza dei casi ci muoviamo all'interno di questi due estremi. C'è uno studio bello del gruppo danese, pubblicato già qualche anno fa, che è andato a misurare, conteggiare. Quali sono i farmaci che vengono utilizzati in un ambulatorio specialistico per la sindrome di Tourette e per quale ragione? E si vede che in maniera interessante, forse diversa dalle realtà del Mediterraneo, latino e altri paesi, i farmaci per l'ADHD, come gli stimolanti del sistema nervoso centrale, vengono utilizzati più spesso ancora che farmaci come risperidone, che è un antipsicotico atipico, un antidopaminergico di seconda generazione, che invece è più mirato per i tic. E infatti il quadro, no, lo studio è condotto su un ampio campione clinico di bambini, si vede che la ragione, no, il motivo per iniziare una terapia farmacologica non è necessariamente sempre la presenza di tic invalidanti. La DHD in una popolazione di questo tipo ha un ruolo preponderante, quasi alla pari dei tic, nel suggerire l'intervento con la farmacoterapia. E poi abbiamo le linee guida, in particolare in Europa, è stata appena pubblicata la seconda versione di queste linee guida della Società Europea per lo Studio della Sindrome di Tourette, con i dati aggiornati, quindi le evidenze al 2021 su quali farmaci sono più efficaci e anche, come il titolo Primum non nocere suggerisce, sono anche meno dannosi, perché tutti i farmaci purtroppo, no, hanno anche effetti non voluti, indesiderati, effetti e in questa patologia, a mio avviso, e non solo mio, i possibili effetti avversi devono essere presi in gran considerazione. Nella prima versione delle linee guida europee venivano specificati quattro criteri, una casistica, se vogliamo, di quattro situazioni in cui è opportuno, secondo gli esperti europei, iniziare farmacoterapia, quando i tic causano dolore o danno fisico, quando causano problemi di natura sociale, isolamento, vedete, ho già citato il bullying, quello che dicevamo un po' all'inizio, quando causano problemi soggettivi del vissuto del paziente, depressione reattiva e infine quando causano interferenza funzionale, quindi quando è difficile ottenere, no, i risultati che sarebbero meritati a livello accademico, scolastico, a causa dei tic. E di nuovo, quando un po' di anni fa avevamo raccolto gli studi sui farmaci per la terapia dei tic, si era visto che c'era un numero tutto sommato limitato di studi dai quali si potessero estrarre delle conclusioni, no? Delle linee guida, come è stato fatto. In generale, un po' tutte le linee guida sono basate su prove di efficacia, prove di evidenza che non sono definitive, ma sono per la maggior parte dei farmaci ancora preliminari. Ricordate, hic sunt leges, no? Questa è una lista delle linee guida pubblicate dopo quelle europee, la prima versione del 2011. Paesi. Alcune sono expert consensus, quindi sono delle indicazioni basate sull'esperienza clinica dei cosiddetti esperti, e poi ci sono linee guida nazionali, internazionali, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Giappone e così via, fino a ultimo American Academy of Neurology, Nord America 2019, molto influenti, e poi la seconda versione delle linee guida europee. Queste sono quelle americane, appena citate, queste sono quelle europee nella nuova versione, che sono ancora in fase, sono già state approvate e devono essere pubblicate nello European Child Adolescent Psychiatry. Questione di settimane, non giorni.
Vedete che c'è la valutazione clinica e poi gli interventi psicologici, comportamentali, farmacologici e poi per i casi selezionati gravi, chirurgici, no? Deep brain stimulation. Ora, farò una brevissima rassegna dei farmaci che vengono più comunemente utilizzati e non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sono farmaci che probabilmente conoscete già per esperienza di prima mano. Li ho raccolti anche in questo libro uscito nel 2020 per la Cambridge University Press, che ho presentato tra l'altro per la prima volta all'Associazione Italiana per la Tourette. E vedete, le immagini qua spesso si riferiscono alle formulazioni presenti in Inghilterra, quindi se non riconoscete il farmaco è perché è l'equivalente per l'estero. E questo praticamente l'ho già detto, insomma, l'importanza soprattutto in questa patologia di considerare se vale la pena di instaurare, di continuare la terapia col farmaco, valutando, no, il rapporto costi-benefici. Quello che vi dico è contenuto nel libro, questa è una sintesi rapidissima. Mi focalizzo su quattro categorie principali che ho arbitrariamente deciso di classificare così, seguendo peraltro per alcune delle indicazioni già presenti. La prima categoria sono i farmaci antidopaminergici di prima generazione, quindi sono farmaci colloquialmente chiamati antipsicotici, però sono quelli più vecchi, quelli sviluppati per la cura dei tic a partire dagli anni 60 del secolo scorso. E per qualche decennio erano gli unici farmaci disponibili. Sono ancora utilizzati, però in tutte le linee guida sono stati sopravanzati dai farmaci di nuova generazione perché sono meglio tollerati rispetto a questi. Vedete che c'è grande evidenza di efficacia per i tic, però poca tollerabilità, se vogliamo, in particolare sedazione, aumento di peso e così via. Questo è l'aloperidolo, il primo farmaco che sia stato mai utilizzato con successo per il trattamento dei tic nell'era moderna. Questo è come si situa l'aloperidolo nelle linee guida. Vedete che è presente in tutte con raccomandazioni di secondo o terzo livello. E questo è l'altro farmaco di questa categoria, la pimozide, molto simile all'aloperidolo. Sono documentate prove di efficacia per i tic, ma sempre scarsa tollerabilità, tutto sommato. E il terzo e ultimo farmaco di questa categoria è la fenazina, per la quale ci sono ancora meno evidenze e anche meno studi disponibili. Vedete che in molte linee guida non viene inclusa. Seconda categoria, qua arrivano i farmaci che vengono utilizzati più spesso in tutto il mondo per la terapia di spesso in prima linea. Il risperidone è diventato popolare negli anni 90 e ha dato buoni risultati per la soppressione dei tic, spesso paragonabili a quelli dei farmaci come l'aloperidolo, la pimozide di prima generazione, con una tollerabilità che inizialmente si riteneva essere migliore, decisamente migliore, perché i pazienti con schizofrenia, risperidone, i farmaci in generale, i farmaci antidopaminergici di seconda generazione, sono noti per causare meno effetti collaterali motori, meno rigidità, meno tremore e così via. Però si è visto poi con l'utilizzo nei pazienti Tourette che collaterali, effetti collaterali di tipo metabolico, aumento di peso, la sedazione, eccetera. Non so, qua spesso i pazienti riportano I felt zombified, mi sentivo uno zombie quando prendevo questo farmaco, soprattutto a dosi alte, molti di questi effetti sono dose dipendente. E tutti questi fattori ne hanno un po' limitato l'uso più di recente, quindi diciamo che l'acmè della popolarità del risperidone è stato probabilmente negli anni 90. È ancora incluso nelle linee guida, però non più in prima linea, nella maggior parte delle linee guida dell'ultimo decennio. Discorso un po' diverso per l'aripiprazolo, di nuovo un farmaco qua noto come Abilify, che sicuramente conoscete già, che è molto utilizzato.
Vedete che ha un'efficacia di tutto rispetto, ma anche una buona tollerabilità. È utile anche per aspetti comportamentali come i disturbi ossessivo-compulsivi TIC correlati, e soprattutto in termini di sedazione e aumento di peso sembra essere il migliore tra i farmaci antienergici di seconda generazione, tant'è che viene talvolta incluso fra i farmaci di terza generazione, anche perché ha un meccanismo d'azione che non è necessariamente di, sto semplificando, però di bloccaggio totale dei recettori dopaminergici, ma di modulazione, è un cosiddetto agonista parziale. Questo, diciamo, meccanismo d'azione un po' diverso lo colloca in una posizione di favore nella maggior parte delle linee guida. Vedete che da quando, diciamo, dalla metà del decennio scorso si sono accumulati studi sull aripiprazolo, si è collocato in prima e seconda linea. E considerate che il primo lavoro sull'utilizzo dell'aripiprazolo per i TIC è relativamente recente, del 2007, se non sbaglio. Questa è l'esperienza nostra in gamma sull'aripiprazolo, in particolare sulla tollerabilità. Siamo nel 2012, erano i primi studi sull'aripiprazolo. Solamente 6 pazienti su 29 hanno smesso la terapia con aripiprazolo per scarsa tollerabilità ed è un risultato decisamente migliore degli altri antidopaminergici. Principali ragioni: sedazione, disturbi del sonno, eccetera. Questa è una rassegna della lettura sull'aripiprazolo per la sindrome di Tourette pubblicata più di recente l'anno scorso, ed è che negli ultimi anni sono tutti studi recenti, no? Studi che hanno dato buoni risultati e con ottima tollerabilità. E questo è il quadro riassuntivo degli effetti collaterali, sedazione, aumento di peso, però in una minoranza, no, dei pazienti, sono dati migliori rispetto agli altri farmaci. Terzo gruppo, penultimo, alfa-2 agonisti, questi agiscono a livello dei recettori presinaptici della noradrenalina e hanno quindi un meccanismo diverso, non agiscono sulla dopamina, ma su altre monoamine come catecolamine come l'adrenalina, e sono anche stati identificati come farmaci utili per irritabilità, impulsività, ADHD, per sintomi comportamentali che spesso si trovano associati ai TIC. Come efficacia sembra essere buona, non ottima, ma comunque buona, valida, e soprattutto vincono per quanto riguarda la tollerabilità. A parte la sedazione che è molto dose dipendente, quindi non so, con la clonidina, ad esempio, che si parte con 25 microgrammi al giorno, no? La sedazione subentra quando si raggiungono dosi più alte, dai 100, 200, 300 microgrammi quotidiani. Non danno aumento di peso, che è un grande vantaggio, soprattutto se vengono utilizzati in associazione ad altri farmaci che possono avere effetti metabolici come l'aumento di peso. E quindi non vi sorprenderà che gli alfa-2 agonisti, a cominciare dalla clonidina, siano presenti in tutte le linee guida, spesso come prima linea, soprattutto in Canada, vengono utilizzati da tanti anni in prima linea con successo. Di nuovo, esperienza personale dell'ambulatorio di Birmingham. 36 pazienti, ottima tollerabilità, solamente sedazione, talvolta cefalea e vertigini come effetti collaterali dovuti all'abbassamento di pressione, che è di nuovo un farmaco che viene utilizzato anche come antipertensivo a dosi alte. L'altro alfa 2 agonista è la guanfacina, utilizzato in Nord America da anni, da qualche anno anche nel Regno Unito. Quindi si sta diffondendo, profilo paragonabile a quello della clonidina, con meno studi effettuati perché è stato utilizzato in maniera meno diffusa rispetto alla clonidina. E chiudo questa breve, brevissima, super semplificata rassegna con una categoria spuria che ho chiamato altri farmaci che possono sopprimere i TIC.
Il primo è la sulpiride, utilizzata in Europa, soprattutto in Germania e nei paesi dell'Europa continentale, e sono agonisti delle benzamide, questo è il termine chimico per questi farmaci, amisulpiride, sulpiride, eccetera. Discreta efficacia, quadro misto riguardante la tollerabilità, effetti collaterali simili a quelli degli antidopaminergici di seconda generazione, scarsamente presente nelle linee guida, soprattutto perché nei paesi anglosassoni, soprattutto Nord America, non è tanto diffuso, un po' di più nel Regno Unito, ma non è comunque un farmaco di prima scelta neanche nel Regno Unito. Tiapride è un quadro sovrapponibile a quello della sulpiride. Con la tetrabenazina, entriamo in un campo leggermente diverso, questo è un farmaco potente che inibisce il rilascio di tutta una serie di neurotrasmettitori, di monoamine, quindi non solo dopamina, noradrenalina, in generale inibisce la neurotrasmissione a livello di diversi segnali chimici. E questo ne condiziona pesantemente la tollerabilità, che è parecchio aspecifico, no? Come meccanismo di azione. Ci sono evidenze di una qualche efficacia, ma scarsa tollerabilità. Non viene incluso spesso nelle linee guida. Personalmente lo utilizzo come farmaco in ultima risorsa o quasi. Qualcosa di meglio si è visto con il topiramato, un farmaco antiepilettico, nato come un antiepilettico di nuovo negli anni 90 e poi è utilizzato anche per altri disturbi, dal disturbo bipolare, cefalee, a dei dati su un'efficacia discreta per i tic, ha una buona tollerabilità, ha la qualità che non causa aumento di peso, anzi, spesso causa diminuzione di peso, quindi di nuovo in associazione a farmaci che hanno effetti collaterali metabolici può essere utile. È recentemente entrato nella guida, direi che è forse la new entry, se vogliamo sceglierne uno di tutti questi che subentrato più di recente nelle linee guida è proprio il topiramato. Anche qua a Birmingham viene utilizzato non in prima linea, ma direi spesso e con buoni risultati. Questo è, se volete approfondire la letteratura sul topiramato, un paio di citazioni. Ed è anche incluso nei libri che parlano di effetti comportamentali dei farmaci antiepilettici, no? Perché, come ho ricordato, è stato sviluppato come farmaco antiepilettico. Ha molteplici meccanismi d'azione, stabilizzatore di membrana neuronale e così via, anche azioni GABAergiche, quindi inibitori. In pratica, quali utilizziamo? Beh, in pratica niente di nuovo sotto il sole, utilizziamo farmaci che vengono inclusi nelle linee guida. Vedete, questo è il quadro recente 2020 dell'ambulatorio di Birmingham. Due pazienti su tre usano farmaci e quali sono? Pari più o meno, leggera predominanza degli antidopaminergici, poi gli alfa 2 agonisti e poi terza classe il topiramato. Questo è un confronto fra uno dei farmaci specializzati in prima linea, l'aripiprazolo, con gli altri farmaci di più frequente utilizzo. Vedete, efficacia, no? Battuto, se vogliamo, solo da qualche altro antidopaminergico, però se si guarda i disturbi comportamentali in prima linea, come ho già detto, soprattutto disturbo ossessivo compulsivo tic correlato, poi come tollerabilità e altri aspetti, diciamo, lo favoriscono. Si può concludere quindi che ci sia un farmaco di prima linea o di prima scelta? Beh, no. Questo è un lavoro di Jeremy Stern del 2018, di Practical Neurology, lo spin-off del Green Journal, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Quindi è una rivista che viene letta dai neurologi inglesi. E in questa rivista viene detto chiaramente: i dati sono deboli, non c'è un farmaco di prima. Devo dire che 4 anni dopo è ancora vero questo. E vedete che quando si parla, no, di farmaco per la Tourette, obbligo a citare anche le comorbidità più frequenti, disturbo ossessivo compulsivo e ADHD.
Direi che posso procedere spedito. Solamente un'ultima cosa, perché ho fatto riferimento più volte, sono questi sintomi o disturbo ossessivo-compulsivo tic correlato. Cosa vuol dire? Beh, questi sono dei sintomi comportamentali, quindi sono più complessi, no? Dei tic motori, dei comportamenti più complessi, ritualistici, ripetuti, che però hanno una certa affinità con i tic. E si trovano più spesso nei pazienti che hanno anche i tic rispetto ai pazienti che hanno solamente il disturbo ossessivo compulsivo. Cosa sono? Beh, sono i cosiddetti forced touching, necessità di toccare oggetti, superfici, altre persone, necessità di compiere atti simmetrici, quindi con la destra e poi con la sinistra. O cercare di livellare oggetti, superfici, contare, ripetere azioni un certo numero di volte, cosiddetti just right sensation, che sarebbe la sensazione di qualcosa che deve essere giusto, perfettamente così, quindi in una certa disposizione, un certo ordine. Tutti questi tipi di comportamenti ripetuti, ritualistici, hanno una certa affinità con i tic, sembrano rispondere a un'urgenza quasi fisica. Quasi simile all'urgenza che guida, scatena, no? I tic, questa necessità. Spesso viene paragonata a quando abbiamo la necessità, sentite, necessità di starnutire. E per qualche secondo prima sentiamo un'urgenza fisica, possiamo sopprimerla per qualche secondo, ma poi cediamo, no? Ecco, questi comportamenti ritualistici sembrano rispondere a quel tipo di urgenza lì, più simile ai tic che al disturbo ossessivo-compulsivo primario. E questi dati sono stati replicati in maniera molto nitida da studi su campioni estesi in Olanda, in Francia, non vi tedio con i dettagli, ma sottolineo la rilevanza pratica di queste osservazioni, perché un clinico che riesce a diagnosticare il disturbo ossessivo-compulsivo tico correlato, quindi quel particolare tipo di disturbo ossessivo-compulsivo, sa che i farmaci utilizzati spesso in prima linea, come abbiamo visto, per trattare i tic, come il risperidone o l'aripiprazolam soprattutto, possono rivelarsi utili anche per questo disturbo ossessivo-compulsivo tic correlato, a condizione che sia guidato dall'urgenza fisica, quindi tic correlato. I dati vengono da studi in popolazioni pediatriche e anche adulte dell'età adulta. Questo è un caso paradigmatico pubblicato dal gruppo nordamericano, Canada, Stati Uniti, di come la corretta diagnosi di questo disturbo ossessivo-compulsivo tic correlato, che è frequente nei pazienti Tourette, nella corretta diagnosi possa indirizzare la terapia verso l'utilizzo di questi aripiprazolo o altri antidopaminergici, spesso in aggiunta, no, al farmaco utilizzato per il disturbo ossessivo-compulsivo, con buoni risultati. Altri interventi di natura farmacologica o similare, beh, ce ne sono, però sappiamo ancora pochissimo dal punto di vista scientifico, l'effetto di dieta, esercizi, sonno, tutti i fattori che modulano la severità dei tic. Beh, che se vogliamo proprio sintetizzare all'osso certe bibite energetiche, stimolanti, molto zuccherate, eccetera, sono come carburante per i tic, no? Spesso pazienti riportano un aumento dei tic dopo aver bevuto queste bevande. E infine è necessario, per completezza, anche dire due parole sulla terapia chirurgica, quindi quella frazione, proprio quella frazione di pazienti gravi, tic fortemente disabilitanti, compromettenti la qualità di vita, che non rispondono a nessuno dei farmaci o degli altri trattamenti citati e che quindi possono essere candidati per l'intervento di stimolazione cerebrale profonda, no? La deep brain stimulation,
Questi sono i target iniziali, di nuovo, della prima ondata degli interventi, ma sono stati confermati anche nei casi successivi, soprattutto i nuclei della base, il talamo. Il talamo è quello forse più frequentemente stimolato in Italia. E ci sono ancora moltissimi punti di domanda su qual è il candidato ideale per questo tipo di intervento, come si definisce la refrattorietà, no, agli interventi terapeutici che hanno fallito e così via. Ho promesso all'inizio di concludere in leggerezza e così farò e faccio quello che faccio praticamente qui con gli studenti del corso di master con questo quiz. Quali di questi personaggi famosi aveva la sindrome di Tourette? Allora, voi siete tutti esperti e quindi sapete già la risposta. Ma è interessante vedere come spesso si associa il nome di Mozart alla sindrome di Tourette, il che sembra essere sbagliato. E da dove è nata questa leggenda che Mozart avesse la Tourette? Fondamentalmente da questo articolo uscito sul BMJ, British Medical Journal nel 92, questo è il numero di Natale del British Medical Journal. Cosa vuol dire? Questo è il numero dove vengono pubblicati articoli ironici o leggeri. E quell'anno venne pubblicato questo articolo dove si erano contate le parolacce che Mozart aveva scritto nelle sue lettere e si era visto che erano molto più frequenti le parolacce usate da Mozart rispetto a quelle utilizzate dai suoi corrispondenti, da sua madre, sua sorella, suo padre, eccetera. Quindi Mozart usava molte più parolacce, scriveva molte più parolacce che i suoi familiari. E poi, diciamo, in maniera quasi ossessiva sono state contate, no? Questi sono i vari tipi di parolacce tradotte in inglese. E questa evidenza della sindrome di Tourette in Mozart? Beh, no, direi proprio di no. In più, dai biografi di Mozart non risulta chiare lezioni di tic. Sembra invece che ci sia una certa giocosità verbale di Mozart. Sapete che il linguaggio della musica è l'italiano, quindi lo stesso Mozart scriveva in italiano le indicazioni sui suoi spartiti. E questa indicazione autografa di Mozart dice allegretto, grazioso, ma non troppo presto, però non troppo adagio, così così, con molto garbo ed espressione. Ed erano delle indicazioni su come suonare questo brano. Ed erano scherzose perché sono indicazioni impossibili da eseguire. Quindi questo era tipico di Mozart, questa giocosità verbale. Mentre anche a livello di produzione scritta abbiamo visto che i pazienti con sindrome di Tourette hanno un diverso tipo di utilizzo scherzoso delle parole, giocano coi suoni, non con i significati. Questa è una nostra paziente alla quale abbiamo consegnato un consenso informato da firmare per fare ricerca con noi e questa ha spontaneamente prodotto questa linea, no? Dove gioca coi suoni, Ravi, Luxi, Loxi, Sexy, Roxy, Avi. Niente a che vedere con i giochi di parole utilizzati da Mozart. Quindi anche a questo livello non sembra proprio che ci sia evidenza per la Tourette. Caso completamente diverso è Samuel Johnson, che in Italia non è famosissimo. Io non l'avevo mai sentito nominare prima di venire qua, l'ho candidamente, è proprio sintomo della mia ignoranza. Samuel Johnson è il più grande lessicografo inglese, il dottor Johnson viene chiamato, no? Nel Settecento ha scritto il migliore dizionario della lingua inglese del tempo ed è tutt'oggi un capolavoro. Beh, per Samuel Johnson siamo nella situazione opposta, abbiamo la certezza che avesse la sindrome di Tourette. Sono stati pubblicati diversi lavori e la certezza viene dal suo biografo, James Boswell, suo amico, che aveva scritto La vita di Samuel Johnson, un capolavoro di biografia, in cui si ritrovano molti esempi di descrizioni accurate di tic motori e vocali. Non solo questo, ma anche rituali. Questi rituali sembrano corrispondere a quelli che abbiamo nominato oggi, i cosiddetti disturbo ossessivo-compulsivo, sintomi ossessivo-compulsivi, tic correlati. Ultimo punto su Samuel Johnson, ma di utilità pratica clinica, un articolo di Oliver Sacks, il famoso neurologo inglese, ma lavorava a New York, è morto già qualche anno fa, che sempre
British Medical Journal negli anni 90, mi pare che questo sia l'editoriale, no? All'articolo di Benjamin Simkin su Mozart e la Tourette, mette in discussione la connessione tra Mozart e la Tourette, ma giudica l'ipotesi che il dottor Johnson avesse la Tourette molto convincente. In particolare, Sacks sottolinea la creatività, un talento quasi, che i pazienti con TIC spesso hanno, e anche i suoi pazienti, anche i miei, e anche molti che noi vediamo. Ecco, questo è un lato che viene spesso dimenticato, un cervello che genera extra movimenti, suoni, ha anche una forza creativa, spesso, che non si ritrova in altre persone, in altri cervelli, se vogliamo. Ivan Pavlov, il famoso neuropsicologo russo, aveva parlato della forza bruta della sottoconscia, quindi dei gangli della base. Dice, la sindrome di Tourette è un esempio di questa forza creativa. E devo dire che è vero, questo è un paziente che seguo da oltre 10 anni, aveva 9 anni, 10 anni fa, 11 anni fa, quando mi aveva consegnato questa sua poesia, dove in inglese, giocando con i suoni, di nuovo con le rime, a 9 anni aveva scritto questa bellissima poesia descrivendo la sua sindrome di Tourette. Credo sia importante, almeno io lo trovo nella pratica clinica, che sia utile puntare su questi talenti, andarli a cercare di costruire sopra questi talenti un edificio, valorizzarli. E concludo con una cosa che non si trova molto spesso nella letteratura. Il dottor Johnson aveva un suo giornale, The Rambler, nel 700. E in questo giornale, in una pagina, aveva descritto Internet. Aveva descritto Internet 2 secoli e mezzo, no, prima di Internet, precisione, quando tutti gli scrittori di fantascienza di tutte le epoche parlavano del futuro, come l'uomo sulla Luna e così via, no? L'uomo nello spazio, i marziani, mentre il dottor Johnson aveva immaginato un futuro basato sull'informazione accessibile a tutti e l'aveva chiamato il registro universale. Ed è esattamente quello che è successo con Internet. Ora, io non so se la sua sindrome di Tourette abbia qualcosa a che vedere con una mente in grado di intuire questo, però questo è il dato di fatto. E poi cerco sempre di ricordare di nuovo agli studenti stranieri che il dottor Johnson aveva anche un altro talento e che era un appassionato delle coste del Mediterraneo. Con ciò concludo, tutto quello che vi ho detto in maniera approssimativa e un po' raffazzonata, questa sera, lo trovate spiegato meglio nei libri. Sto il primo tradotto in polacco e in spagnolo, e questo è un libro più recente che include la sindrome di Tourette, ma parla dei disturbi del movimento e dell'epilessia e dei loro aspetti comportamentali in generale. Questo è il nostro gruppo di ricerca dedicato all'ispiratore Michael Trimble, uno dei padri della neuropsichiatria inglese. E lui, studente di medicina a Birmingham, quindi in qualche modo tutto era partito da qui, da dove mi trovo adesso. E infine ringrazio voi per la vostra cortese attenzione. Grazie professore per l'esposizione fatta, chiara ed interessante. Passo ora alle domande. Per nostro figlio di quasi 13 anni, Tourette semplice, ovvero solo TIC, ci è stata consigliata come prima terapia l'iniezione di immunoglobuline Privigen in più sedute. Cosa ne pensa? Ci possono essere particolari effetti collaterali? Grazie. È una domanda, che si riferisce alla terapia con immunomodulanti, cioè si cerca di utilizzare queste metodiche per sopprimere una risposta immunitaria, quindi anticorpi, nel tentativo di bloccare una risposta autoimmune, quindi un modello di Tourette, in base al quale i tic sono causati da una risposta autoimmune, un sistema immunitario che aggredisce il cervello del paziente, non solo i batteri. E quindi si cerca di bloccare questa risposta.
I problemi qua sono un paio. Il primo è che è una teoria che non sta ricevendo molto credito in ambito scientifico. In particolare sono usciti due lavori su Neurology, la più grande rivista nordamericana di neurologia, la rivista ufficiale dell'American Academy of Neurology, i quali sono il frutto del più grande studio su questo modello di autoimmunità nella Tourette, i quali non hanno confermato l'associazione tra la risposta autoimmune e i tic, né nell'aggravarsi dei tic né nella comparsa dei tic nei soggetti a rischio. Questi sono i due studi pubblicati. Quindi il razionale è debole. E il secondo è la sicurezza, è una terapia un po' più invasiva, no? Di un farmaco che al limite potrebbe avere un effetto placebo, eccetera, e basta. Non mi sembra pericolosa, no? Non ci sono evidenze per dire che è pericolosa, però la scarsa, diciamo, solidità scientifica e la maggiore invasività dovrebbe essere sconsigliata. Dopo la maggiore età, viene consigliata l'interruzione della farmacoterapia? Se sì, perché? È un'altra bella domanda perché è in linea con il primo non nocere. O primum non nocere, come dicono in tutto il mondo con la pronuncia del latino restituita, siamo solo noi con la pronuncia ecclesiastica che diciamo non nocere. Perché primum non? Perché se i tic poi migliorano col tempo e a quel punto uno si ritrova a continuare una farmacoterapia non necessaria e quindi ad avere gli effetti collaterali senza benefici aggiuntivi. E gli studi longitudinali sui tic non sono molti, però i dati sono in favore di un miglioramento dei tic, come quasi tutti sanno. In particolare la regola, diciamo, che è seguita più spesso è quella del terzo. Un terzo dei pazienti migliorano molto. Quindi una volta raggiunta l'età adulta, no, alla fine dell'adolescenza e durante il decennio tra i 20 e i 30 ancora c'è un miglioramento notevole. E quindi non c'è più bisogno di interventi. Poi c'è un altro terzo di pazienti che migliorano, ma solamente entro certi limiti. E in quei pazienti bisogna discutere caso per caso, se continuare o no il farmaco. E di nuovo quel rapporto di benefici. È un farmaco che ha effetti collaterali metabolici a lungo termine, oppure un farmaco ben tollerato, come gli alfa-2 agonisti, che vengono regolarmente espulsi dall'organismo, non si accumulano. E infine l'ultimo terzo sono i pazienti che sfortunatamente continuano a presentare tic gravi nella stessa intensità che avevano all'età di picco, che è nella prima adolescenza. In questi sì, in questi è necessario continuare a intervenire, anzi, se ci sono nuovi interventi disponibili, di provarli. I farmaci utilizzati oggi hanno meno effetti collaterali di quelli che venivano prescritti 16 anni fa? Beh, 16 anni fa, siamo 2005, siamo quegli anni lì, direi di sì, perché in quegli anni l'aripiprazolo, diciamo, i primi studi, che erano dei case series, quindi una serie di pazienti trattati con aripiprazolo da un singolo centro, sono del 2007, 2006, 2007 di quegli anni. Quindi siamo nell'era pre-aripiprazolo, venivano ancora utilizzati come prima linea soprattutto il risperidone, che ha effetti metabolici importanti, sedazione, aumento di peso, iperprolattinemia, quindi anche effetti ormonali, soprattutto ad alte dosi. La fulpiride veniva utilizzato ancora all'aloperidolo, pimozide, farmaci di prima generazione, oltre alla clonidina che diciamo, è tollerata meglio ed è disponibile da diversi decenni. Quindi la risposta nel 2005 la situazione era peggiore che adesso, decisamente. Oggi con la farmacologia esistente si può guarire dalla sindrome di Tourette? È una domanda che la domanda, questa non è solo una domanda, ma è la domanda che va discussa con tutti i pazienti, le famiglie. Non esiste al momento la cura. Formula magica, qua la chiamano magic bullet o in altri modi, quindi non ce l'abbiamo ancora questa. Anche perché non sappiamo esattamente che cosa causa la sindrome
di Tourette. Sappiamo che ha una forte componente genetica, anche se può saltare delle generazioni, così via. Sappiamo che certi meccanismi, certi circuiti chimici sono più coinvolti di altri, no? Abbiamo parlato di dopamina, noradrenalina, non ho citato circuiti istaminergici, l'istamina, ma anche quella sembra essere coinvolta da studi solidi. Però senza sapere esattamente la patologia, la fisiopatologia, è difficile arrivare alla cura. E direi al momento non ce l'abbiamo. Abbiamo però farmaci e altri interventi che possono migliorare la qualità di vita, e questo si è visto con gli studi, con le scale della qualità di vita. E anche nell'età adulta, io ho avuto pazienti che seguo ancora adesso. Dopo aver abbandonato ogni speranza, se vogliamo, perché non avevano risposto, no? Già da bambini, a tutta una serie di interventi con farmaci anche pesanti per i bambini, avevano rinunciato a altri tentativi. Poi però con opzione di convincimento, no? Si sono lasciati convincere a provare qualcosa di nuovo, più sicuro anche, che è disponibile oggi. E mi dicono effettivamente la mia vita è cambiata da quando, certo, hanno ancora i tic, ma non sono invalidanti come prima. Quindi la vita è cambiata anche in età adulta, che pazienti di 50 anni giù di lì hanno avuto miglioramenti importanti. Può dare delle delucidazioni sull'utilizzo dell'aripiprazolo nella Tourette di ragazzi dai 10 ai 14 anni? Sì, nel libro ho cercato di dare tutte le indicazioni pratiche, quindi ci sono elenchi, no, con percentuali di effetti collaterali, dosaggi, posologie, modalità di assunzione e così via. Cioè, ho cercato di creare una guida pratica, qualcosa che il medico che prescrive possa tenere in ambulatorio, nella tasca del camice, nei paesi dove si utilizza ancora il camice. Qui è obbligatorio giacca e cravatta senza camice bianco, considerato veicolo di infezione ancora di più adesso il Covid. E l'aripiprazolo in quell'età può essere utilizzato, viene utilizzato con dosi più basse solitamente che nell'età adulta. Si può partire con 2,5 mg o anche 5 mg delle volte, dipende anche dalla massa, no? Dall'altezza, dalla stazza, dalla struttura del soggetto. E poi l'utilizzo standard, almeno qui in base alle linee guida, è quello di aumentare molto gradualmente la dose. E delle volte anche in aumenti di 2,5 mg solamente, fino a raggiungere un range che nell'adulto è dai 10 ai 20 mg. Nel bambino può essere anche più basso, dai 5 mg, di nuovo dipende dal peso del soggetto, può anche essere più alto. La dose massima è 30 mg, raramente ci sono miglioramenti 20-30 mg, di solito se non si risponde ai 20 è difficile che aumentando ulteriormente la dose ci sia più risposta. Per quanto tempo è raccomandabile l'utilizzo di aripiprazolo senza sospensioni in bambini con Tourette? Non ci sono grossi problemi nel continuare la terapia con aripiprazolo. Come dicevo, dei farmaci antidopaminergici è il più sicuro. Quindi tutti i clinici qui e negli altri paesi hanno bambini, ragazzini che hanno assunto aripiprazolo per diversi anni senza particolari problemi. Talvolta, se si vede che c'è una tendenza, ad esempio, all'aumento di peso, a queste cose, è bene monitorare questi aspetti, aggiustare i dosaggi o intervenire sulla base del monitoraggio attivo, se vogliamo. Però al di là di questo non ci sono preoccupazioni, sull'utilizzo a lungo termine. Ci sono effetti dell'Abilify sul metabolismo, peso, ansia e pensiero ossessivo compulsivo su un ragazzo di 13 anni che lo assume da 3 anni con un dosaggio ad oggi basso, 2 ml alla sera, proprio nell'ottica del beneficio sul tic rispetto a tutto il resto. I tic ad oggi sono davvero regrediti, ma si sono accentuati tantissimo ansia, ansia di prestazione, impulsività e pensiero ossessivo compulsivo. Volevo capire se potesse esserci un nesso o no. Gli effetti, sì, è un dosaggio basso, è un paziente però di età pediatrica, con un risultato apparentemente discreto sui tic, però con
problemi comportamentali, compresa l'impulsività, eccetera. Beh, torniamo a quello che abbiamo detto sul meccanismo un po' particolare della aripiprazolo, che non blocca solamente i recettori della dopamina, ma li modula. E quindi ha un'attività che è più complessa. E si è visto in popolazioni, soprattutto studi negli adulti, che delle volte ci possono essere effetti collaterali di tipo comportamentale sullo sviluppo di discontrollo degli impulsi. In particolare il gioco d'azzardo patologico, per esempio, è stato riscontrato negli adulti, in alcuni adulti che avevano preso aripiprazolo. È una reazione soggettiva, individuale, quindi bisogna valutare caso per caso. Però non lo escludo che ci possa essere una relazione tra anche effetti comportamentali che solitamente non vediamo, però in qualche paziente possono emergere con l'aripiprazolo anche a dosi basse nei bambini. Mio figlio ha 17 anni, prende da circa un anno terapia con aripiprazolo. Può avere effetti a livello reumatologico? Ed inoltre, meglio la terapia con clonidine? L'aripiprazolo effetti reumatologici non credo, che io sappia, non ci sono dati significativi, associazione. Per l'alternativa clonidina, clonidina e aripiprazolo si giocano la prima linea nei farmaci per i tic. Dipende anche delle volte dal quadro complessivo del paziente, se ci sono elementi anche di deficit di attenzione, iperattività, eccetera, probabilmente è indicato considerare un passaggio alla clonidina, se con l'aripiprazolo c'è stata una risposta anche aumentando la dose o le dosi più alte non sono tollerate. Se invece si trova che da quando vi è l'assunzione di aripiprazolo i disturbi ossessivo-compulsivi TIC correlati sono anche meglio controllati, allora probabilmente conviene pensarci due volte prima di spostarsi sulla clonidina. Buonasera, quali sono gli esami di controllo da fare dopo un lungo periodo di somministrazione di Abilify in un ragazzo di 16 anni? L'esame di controllo, in generale, le raccomandazioni che vengono seguite anche qui, monitoraggio di parametri metabolici, quindi peso, eccetera, poi un quadro lipidico, ormonale, soprattutto l'iperprolattinemia, queste cose, anche se con l'aripiprazolo è proprio il farmaco che meno di tutti può causare aumenti significativi della prolattina. E poi quadro glicidico, lipidico, direi il monitoraggio standard. Con l'aripiprazolo è un po' meno indicato che con gli altri antidopaminergici perché è meglio tollerato. E quindi spesso se non ci sono sintomi non è neanche obbligatorio avere una routine continua di esami ematochimici. Quando i genitori decidono che la terapia farmacologica non è utile per i sintomi collaterali da lei riferiti, possiamo solo procedere con la terapia cognitivo-comportamentale. Ma quale sarà l'outcome se si tratta di una Tourette di grado 3 con psicosi e DOC anche in un quadro familiare? Capito, Tourette di grado 3, forse la cosiddetta Tourette Plus, cioè quella dove ci sono tutti i sintomi della Tourette più plus comorbidità psichiatriche, quindi un forte componente anche comportamentale. E spesso questi sintomi comportamentali rispondono bene alla terapia cognitivo-comportamentale. E soprattutto l'ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, depressione, disturbi dell'umore, spesso rispondono bene. Tutto dipende poi dal terapeuta e così via. Però ci sono solide evidenze per terapia cognitivo-comportamentale, CBT, Cognitive Behavior Therapy, per i disturbi comportamentali che ho citato. Che si differenzia peraltro, no, dal habit reversal training e dall'exposure and response prevention, perché queste ultime sono dirette contro i tic veri e propri, mentre la terapia cognitivo-comportamentale è efficace spesso con queste abilità psichiatriche. Quindi personalmente la utilizzo molto, mando moltissimo pazienti con tic, anche perché l'ansia
in generale forse il fattore che causa esacerbazione dei tic più spesso, e quindi già solo fornendo degli strumenti al paziente per dominare l'ansia e così via, si ottengono grossi risultati anche nella riduzione dei tic. Escitalopram è un farmaco adatto per le ossessioni e le compulsioni? Sì, la risposta è sì, è un farmaco serotonergico, cosiddetti SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI, anche in Italia si usa la sigla SSRI, e sono una famiglia di farmaci che agiscono sulla serotonina. E questi hanno una buona efficacia per disturbo ossessivo-compulsivo, anche disturbi d'ansia, disturbi del tono dell'umore, a fronte di una buona tollerabilità. Quelli che utilizzo io più spesso personalmente sono la sertralina e il citalopram. L'escitalopram è un derivato del citalopram e hanno minime, se non nulle, interazioni con altri farmaci, tossicità praticamente zero e spesso, di nuovo, migliorando sintomatologia ansiosa e così via, inducono anche un miglioramento dei tic. Per la Tourette è possibile l'utilizzo di integratori? E se sì, quali? Possibile, tutto è possibile, però non ci sono molte evidenze scientifiche. Quindi torniamo a quelle hic sunt leones di cui parlavamo prima. Ci si addentra nel territorio fuori dell'impero romano, dove si può trovare di tutto. Le evidenze scientifiche sull'utilizzo di particolari integratori, vitamine o altre cose non, attualmente non sono ancora stabili, il che non vuol dire che non ci saranno un domani delle prove, delle evidenze di efficacia, che al momento attuale non ci sono. Grazie professore per la sua consueta disponibilità e collaborazione con AIST Onlus. Ricordo che troverete nei prossimi giorni i webinar sul nostro sito web e canale YouTube. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie professore. Grazie a voi, arrivederci.